centri commerciali intesi come grandi superfici di vendita del nostro Piemonte da questo sabato saranno chiusi per il sabato e per la domenica, tranne che per la parte alimentare. Si ritorna quindi a quel modello per cui la parte alimentare del supermercato, per capirci, rimane aperta, ma il centro commerciale in sé viene chiuso. Questa scelta è una scelta dettata un po' dalla volontà, perché questi sono luoghi di assembramento reale, ma anche dalla vicinanza con la Lombardia, perché noi abbiamo un pezzo importante con centri commerciali importanti, pensate alle province di Novara, di Alessandria, del VCO, che sono a ridosso della Lombardia. La Lombardia, come ben sapete, li ha chiusi e quindi è evidente che in maniera omogenea noi rischieremmo l'invasione da parte di tanti lombardi che legittimamente potrebbero venire dove trovano aperto, e questo sarebbe un rischio che noi non vogliamo assolutamente correre. Queste sono le due misure. Poi confermiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, di somministrazione, eccezione fatta per le farmacie, per quelle sull'autostrada e nelle stazioni e negli aeroporti, dalle ore mezzanotte, quindi dalla mezzanotte alle ore 5 del mattino. È già in vigore da venerdì, la confermiamo all'interno dell'ordinanza, così come confermiamo il divieto assoluto di vendita di alcolici da asporto dopo le ore 21. La finalità è evidente, evitare che ci si approvvigioni in un negozio per poi andarlo a bere nelle piazze, nei parchi, creare forme di assembramento che peraltro sono vietate dal DPCM. Quindi, potenziamento didattica con meccanismo misto, scuole aperte in tutto il Piemonte, centri commerciali sabato e domenica, chiusura a mezzanotte di tutte le attività come era già previsto, di disposizione che dopo le 21 gli alcolici da asporto non si possono più vendere. Queste sono le regole su cui, come vi dicevo, abbiamo rattenuto un'intesa complessiva molto ampia di tutto il Piemonte, ordinanza che io firmerò questa sera dopo la giunta, in cui la condividerò con i miei assessori, e che sarà in vigore da domani, per cui con il tempo per le scuole di adeguarsi, con il tempo per i centri commerciali che sabato e domenica rimarranno chiusi, di adeguarsi, e con una consapevolezza che abbiamo fatto una scelta che da una parte dice rigore e prudenza, ma dall'altra dice anche buon senso. Quello che noi siamo in grado di fare oggi ci permette di non chiudere i ristoranti, ci permette di non chiudere i bar, ci permette di non chiudere i parrucchieri, di non chiudere gli estetisti, di non chiudere i negozi, proprio perché anticipiamo con scelte che sono messe sul piatto della bilancia nel modo meno impattante possibile. Innanzitutto sui bambini, con le scuole aperte, e dall'altra parte anche sui piccoli, le piccole attività commerciali, che sono quelle che hanno avuto una. E sono i più deboli anche di fronte alla necessità di rialzarsi dopo il lockdown della scorsa primavera.